Un'occasione persa per la contemporanea sconfitta dei Bulls contro Pistoia ed un rischio evitato solo facendo i conti alla fine della gara. La Futsal San Giovannese cede in casa contro il Città di Massa per 3-1, evita nei playoff una nuova trasferta in Sardegna per la contemporanea vittoria dell'Isernia a Cassano nel girone F. Azzurri con Liburdi in campo dopo 5 giornate di stop, ma scarichi mentalmente per il raggiungimento della storia, come scritto nella maglietta celebrativa indossata, a prescindere dall'esito del match. Peccato perché i Menez a metà primo tempo dà anche la prima illusione della giornata, siglando il vantaggio presto pareggiato a seguito di schema da palla inattiva con Ser Mattei. Si va a riposo con questo punteggio anche per l'errore sotto misura di Matteo. Nella ripresa c'è maggiore convinzione ancora negli ospiti. Il sorpasso è del giovane Berti, vice capo cannoniere del torneo Under 21, e nel finale Mister Toria manda in campo anche Liburdi come portiere di movimento, ma è letale il rinvio di Dodaro nell'ultimo minuto che segna costo costa a specchio sguarnito. Si deve attendere il fischio finale in tutta Italia per sapere che l'avversario è dunque il brillante Torino Roma, un nome che agli arbori della specialità è stato uno dei simboli italiani del calcio a 5, con 2 scudetti e 5 Coppe Italia conquistate. Gara unica in trasferta nella capitale, questo però è già il miglior regalo possibile dalla scorsa estate. Oggi penso la differenza l'ha fatta le motivazioni e loro onestamente se la sono penso meritata, perché non hanno mollato su tutte le palle e chiaramente inconsciamente pensare a playoff era normale, quindi non dico che abbiamo tolto la gamba, perché assolutamente la partita è stata lottata, però se la sono meritata, complimenti a loro, però i complimenti devono andare anche a noi, perché insomma avete scritto la storia, come avete sì. Penso per una società come la nostra che è partita da un gruppo di amici, arrivare a questi livelli è una cosa indescrivibile. La differenza è stata, loro avevano voglia di salvarsi e noi non abbiamo messo in campo la cattiveria necessaria, anche perché se non sbaglio il Prato ha perso, quindi si poteva arrivare a quarti e abbiamo perso un'altra occasione per arrivare a quarti, però questo non cancella l'annata monumentale di tutti, perché anche oggi c'è da dire ci mancava un trascinatore come Ermini, io non sto ancora bene e nulla, poi loro si dovevano salvare, una squadra che gioca bassa, oggi era tanto caldo. Non cancella assolutamente la stagione pazzesca che abbiamo fatto quest'anno. Ci vediamo dopo Pasqua allora per i playoff. Ci vediamo dopo Pasqua per i playoff, un ringraziamento a tutti, a chi ci ha seguito per tutto il campionato, alla società che fa veramente salti mortali, al mister, a tutti, cioè, i ringraziamenti, la sconfitta di oggi non cancella nulla di tutto quello di positivo che abbiamo fatto finora.